Oggi avverrà la stipula del protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e le associazioni dei consumatori a difesa dei consumatori, Adusbef, Casa del Consumatore, Codacons e Audicon. È il frutto di un lavoro di concertazione con le associazioni appena citate, che è finalizzato alla creazione all'interno dell'amministrazione comunale di uno sportello amico del consumatore. Un'attività che verrà svolta in via sperimentale una volta a settimana, il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. E lo sportello sarà presso l'ufficio elettorale situato a piano terra di Palazzo dei Nobili. L'attività che verrà svolta è un'attività prevalentemente informativa su quella che è la disciplina giuridica a difesa del consumatore. Nello stesso contesto verrà data anche informazione su quelli che sono gli strumenti per poterne dare attuazione, ed è un tipo di attività che va ad unirsi a tutte le attività di front office che quotidianamente vengono svolte nell'ambito dell'amministrazione comunale. Si affianca all'attività di dematerializzazione che il Comune sta ponendo in essere anche con riscontri abbastanza positivi. Abbiamo deciso in questo modo di offrire alla cittadinanza un ulteriore servizio di front office, e la particolarità è che, essendo 4 associazioni a difesa del consumatore, l'utente che si rivolgerà alle stesse avrà la possibilità di poter avere una difesa eterogenea in base anche a quelli che sono i singoli campi di specializzazione che le stesse hanno nell'ambito giuridico. Allora, l'iniziativa parte appunto dall'Adusbef, è un'iniziativa che è partita dalla nostra associazione, che è stata comunque accolta, diciamo, dall'assessore Sculco e anche dall'amministrazione comunale. Questo perché? Perché sentivamo l'esigenza all'interno della nostra città, e quindi all'interno anche da quello che noi recepivamo dalle istanze dei cittadini, di dare comunque una pubblicità, un aiuto, un centro di ascolto a tutte le istanze che ci arrivavano relativamente alla situazione di grave indebitamento in cui si trovano parecchie persone che rischiano anche quotidianamente di perdere la casa, appunto per un eccesso indebitamento causato dalla perdita del posto di lavoro, causato da molteplici fattori. Quindi noi ci siamo messi a disposizione anche per questo motivo, per cercare di prevenire, per far sì che le persone non si trovino a perdere i beni primari come la casa, e quindi prevenire l'accesso al credito, l'indebitamento, e quindi la presenza dell'Adusbef principalmente per questo motivo. Vorremmo essere di supporto all'amministrazione con l'apertura di questo luogo fisico all'interno della medesima amministrazione a tutela dei consumatori, di tutto ciò che riguarda le tematiche consumeristiche, ma anche con un approccio di apertura dell'amministrazione verso i cittadini. Spieghiamo meglio: noi che tuteliamo i consumatori abbiamo necessità di interloquire con gli enti, con le amministrazioni, in questo dialogo continuo di richiesta e di risposta, anche di risposta in maniera molto semplice, facile, di facile conoscenza e approccio, per tematiche che possono sembrare bagattellari ma che fanno parte invece della vita quotidiana di ognuno, e quindi della necessità anche di persone semplici di venire incontro alle esigenze di persone semplici. Sì, nella nostra realtà i casi più diffusi sono la lettura delle bollette telefoniche, che può essere anche la bolletta dell'energia elettrica, la bolletta del gas, la famosa cartella esattoriale, ma non solo. Le tematiche di cui noi ci occupiamo sono anche il sovraindebitamento. In una realtà come quella della Calabria, nonostante ci sia, come dire, un indice molto alto di risparmio, dall'altra parte però c'è un sovraindebitamento. E quindi le associazioni dei consumatori in questo frangente sono anche vicine alle famiglie, e quindi alla gestione del consumo delle famiglie. E il contributo che noi vogliamo dare è trasferire in questa sede quello che noi da anni facciamo quotidianamente, cioè la tutela del consumatore in tutti i suoi aspetti. La materia è molto ampia, è una bellissima iniziativa, io credo che avrà successo, noi la consideriamo un punto di partenza, noi saremo, ho detto già, anche una spina nel fianco nei confronti dell'amministrazione in questa attività di rivendicazione dei diritti dei cittadini,
La considero una sfida complicata ma non impossibile, con l'aiuto e la disponibilità che ci hanno assicurato l'amministrazione e anche la nostra, appunto noi metteremo a disposizione il nostro personale. Crediamo che l'iniziativa possa avere sicuramente presa, sicuramente dei buoni risultati. Oggi non è un giorno per festeggiare, ma un giorno per dire ci rimbocchiamo tutti le maniche e partiamo. Noi ci occupiamo principalmente di operare nel sociale e come obiettivo abbiamo quello appunto di difendere i consumatori da tutto ciò che si annidano, tutte queste trappole che si annidano in giro, quando dalle truffe energetiche, telefoniche, bancarie, perché anche con le banche insomma si ha a che fare molto. Dicevo, operiamo nel sociale, ci siamo impegnati per esempio tantissimo nel proporre ai cittadini quelle che erano le problematiche della sanità calabrese e non solo questo, ma anche a livello nazionale nel sociale abbiamo fatto delle lotte contro la ludopatia, siamo usciti anche a livello nazionale sulle maggiori testate per contrastare per esempio l'apertura degli sportelli ATM presso i tabaccai, perché avrebbero consentito insomma che il fenomeno della ludopatia prendesse ancora più piede, quindi noi siamo entrati in merito e abbiamo combattuto enormemente. Nello sportello noi ci prefiggiamo quel ruolo di dare dei consigli innanzitutto al consumatore che va oggi come oggi va a fare dei contratti con le cose più spicciole, contratti con gestori energetici, gestori telefonici, perché spesso nelle cose spicce insomma il consumatore viene sempre intrappolato e quindi non può difendersi perché non conosce il prodotto. Quindi noi, siccome abbiamo come prerogativa quello di poter far capire prodotto buono, prodotto meno buono, e quindi ci proponiamo appunto di dare questo tipo di servizio.